Ciao a tutti, oggi prepariamo le scorzette di limone candite e ricoperte di cioccolato. Io ho pelato tre limoni, ne ho messi quattro alla fine, ne ho pelati solo tre, altrimenti ne vengono troppe. Tre limoni, se trovate quelli della costiera, naturalmente, sono i migliori. Ricopriamo con l'acqua e per un paio di giorni li lasciamo a mollo nell'acqua. Naturalmente l'acqua va cambiata 2 o 3 volte al giorno. Se lo cambiate di più non succede niente, tranquilli. Quindi quando vi capitano sotto mano potete andare a cambiare l'acqua, buttate quella e mettete l'altra. In questa maniera l'amarognolo che c'è nella scorza e l'alcol andrà via. Man mano che cambiate l'acqua, l'acqua sarà sempre più pulita. Quindi ci rivediamo tra un paio di giorni. Bene, dopo 2 giorni in teoria, perché a me sono passati 4 giorni, scusate, ma non ho avuto tempo prima di andare avanti con la ricetta. Togliamo tutta l'acqua e pesiamo le nostre scorze. Io le ho già pesate, ne ho all'incirca 400 grammi, quindi se avete 400 grammi di scorze vi serviranno 400 grammi di zucchero e 400 ml di acqua. Adesso scaldiamo l'acqua, mettiamo lo zucchero all'interno della pentola. Quando lo zucchero si sarà sciolto, aggiungiamo le scorze. Abbassiamo la fiamma minimo, medio-bassa, diciamo, e con delicatezza mescoliamo fino a quando le nostre scorze non assorbono tutto lo sciroppo che abbiamo realizzato. Poi con una pinzetta le appoggiamo su un ripiano, dove naturalmente avremo appoggiato della carta da forno. Poi aspettiamo che si raffreddino. Volendo, le scorzette sono candite, quindi potete già mangiarle così, o tagliarle a pezzetti e utilizzarle per le altre ricette, tipo la pastiera o cose simili. Invece io andrò a sciogliere il cioccolato fondente o di copertura, quello che preferite, nel forno microonde e andrò a bagnare le scorzette. Ma questo ve lo mostro poi, perché per andare avanti con questo procedimento le scorzette devono essere fredde, altrimenti non riuscite a gestirle. Ci rivediamo quando è ora di ricoprirle col cioccolato. Dopo circa 60 minuti loro sono diventate trasparenti, quindi possiamo dire che sono pronte anche se c'è ancora un po' di sciroppo. Quindi adesso spengo la fiamma e con la pinza vado a posizionarli qua sulla carta da forno. Andremo poi a ricoprirli con il cioccolato domani perché ormai è troppo tardi, sta per diventare buio. Ci rivediamo domani per la copertura. Bene, come avete notato io con il coltello ho tagliato le estremità così da dargli la forma di fiammifero, come si dice solitamente. Le punte naturalmente non le buttiamo, le utilizziamo come candite. Ho dimenticato anche di dire che io il succo dei limoni l'ho ottenuto, non so se avete visto che avevo spremuto il limone, perché andrò a utilizzarlo per un'altra ricetta che vi mostrerò
in futuro, in un prossimo video. Adesso ho sciolto nel microonde la cioccolata, intingiamo, appoggiamo di nuovo sulla carta da forno e una volta che si è raffreddato possiamo andare a impiattare a prepararlo. Io per farvi vedere che è buono, lo mangio così direttamente caldo. Quindi mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciamo il mi piace, guardate gli altri video, se avete dei consigli scrivetelo sotto nei commenti. Io appena finisco di ricoprire tutte le mie scorze di limone, vi metto poi un pezzo di video finale. Ciao ciao!